compito dei media mainstream è di dire: come ti permetti di mettere in discussione ciò che è ovvio e naturale? Ciò che è ovvio e naturale, cioè esiste la moneta unica, come esiste la chioggia, così esiste la moneta unica. Sarai mica matto a mettere in discussione questo fenomeno naturale. Oppure, ma non lo sai che è mille volte meglio avere la moneta unica invece che la liretta? Alla domanda dimostramelo, di solito barcollano, perché noi siamo diventati la settima potenza industriale del mondo con la liretta e siamo su una strada di declino pauroso con l'euro. Perché è stato fatto l'euro? Allora bisogna andare a vedere che cosa dicevano coloro che l'hanno fatto. Chi l'ha fatto? Andreatta, Ciampi, Prodi. Su quale base, su quale ragionamento macro di filosofia politico-economica è stato fatto? Sull'ordoliberalismo. Allora, bisogna andarsi a studiare l'ordoliberalismo. Qual è la tesi di fondo? La tesi di fondo è che esiste un male assoluto su questa terra. Questo male assoluto è l'inflazione. Esiste un bene assoluto su questa terra che è la stabilità monetaria e sociale. Attenzione, bene assoluto vuol dire che gli altri valgono meno. Che cosa vale meno della stabilità monetaria e sociale? Che so io? Il concetto di piena occupazione. Mentre il sistema politico-economico precedente, che chiameremo keynesiano molto all'ingrosso, comunque il modello Bretton Woods aveva come obiettivo, come nemico, la disoccupazione e come obiettivo la gestione pubblica non dell'economia ma degli equilibri economici, cioè lo stato sociale. Il modello che lo ha seguito, cioè l'ordoliberalismo, ha come obiettivo bloccare l'inflazione a tutti i costi, cioè un obiettivo deflattivo, togliere denaro. Come si fa a togliere denaro? Beh, si impedisce allo Stato di stampare. E così, se lo Stato ha bisogno di soldi, si deve andare a prendere sul mercato, come me, che devo andare da qualcuno che ce li ha e dirgli: me li dai? Da cui la crescita astronomica del nostro debito pubblico, per forza. E allora una data importante sarà il cosiddetto divorzio, quando il Ministero del Tesoro mandò a dire alla Banca d'Italia: non mi comprare più i bond che emetto. E così si realizzò il grande dogma del neoliberismo, dell'ordoliberalismo e del monetarismo, cioè la moneta non deve essere nelle mani dei politici. Chissà poi perché. Ma la moneta non deve essere nelle mani dei politici. Perché i politici sono dei farabutti delinquenti, clientelari, che fanno ogni tipo di porcheria. Invece i finanzieri sono dei galantuomini, dei signori, attenti al bene comune, onesti, interessati alla società. Deflazione, cioè tutti gli anni che il signore manda in terra, lo Stato italiano deve tagliare 20, 30, 40 miliardi di euro dal proprio bilancio. Denaro che non ci deve essere. Questo è il costo dell'euro. Questo è il costo dell'euro. E questo fa sì che poi lo Stato dica: i ponti cadono, la sanità non funziona, l'università è sottofinanziata da 20 anni, perché? Oh, non ho soldi, cosa volete da me? E la risposta è: ma perché ti sei infilato in questo tunnel alla fine del quale c'è la deflazione e c'è
il costo sociale dei costi economici, perché quando l'economia non funziona, dopo un po' non funziona più la società e non funziona più la democrazia. Torno a dire, quando tu vedi che ti licenziano, ti tolgono la pensione, ti tolgono i diritti, tuo figlio non trova lavoro, magari la democrazia non è più il tuo primo interesse.